L'Italia supera il milione di casi Covid accertati, ma si stima che i contagi sommersi siano molti di più, tra asintomatici e falsi negativi ai test fai da te. E anche l'Abruzzo, con la sua quota party in rialzo, fa i conti con questa nuova ondata di contagi inaspettatamente estivi, anche se a fronte di un importante aumento dei positivi non corrisponde, almeno al momento, un incremento significativo e preoccupante delle ospedalizzazioni, come ribadisce il professor Jacopo Vecchiet, primario del reparto di malattie infettive del Santissima Annunziata di Chieti. Al momento la curva dei contagi non corrisponde alla curva dei ricoverati, quindi gli ospedali, pur avendo anche noi registrato un aumento dei casi, spero di non essere smentito clamorosamente nei prossimi giorni, mi sembra che ancora siamo in una situazione assolutamente gestibile. È chiaro, sui grandi numeri anche l'ospedale potrebbe di nuovo avere dei ricoverati in più, però credo che le cose dovrebbero essere gestibili, insomma, nel senso che al momento i ricoverati non corrispondono al numero dei contagi. Chi è che finisce oggi in ospedale? Dunque, la Omicron 5 dal punto di vista clinico sembra colpire un po' meno i polmoni, quindi i pazienti non hanno quelle gravi insufficienze respiratorie che vedevamo fino a qualche mese fa. Discorso a parte, però, va fatto per i non vaccinati, gli anziani e per i soggetti fragili, dove comunque questo è un virus che è in grado di innescare una reazione sistemica nell'organismo che può compromettere le funzioni vitali, quindi rimane un virus da guardare con molto sospetto e molta attenzione. Sai che è cambiato rispetto agli altri anni di pandemia? Perché ci ritroviamo in questa situazione in estate? In parte credo che le due sottovarianti che hanno aumentato la loro capacità di contagiare le persone abbiano fatto tanto. È chiaro che nel momento in cui abbiamo riaperto tutto era abbastanza prevedibile. Sicuramente non c'è più, credo, per una questione di stanchezza e di esasperazione, quell'attenzione che avevamo fino a qualche mese fa rispetto alle regole che conosciamo bene, quindi la mascherina, il distanziamento e la sanificazione delle mani, sulla quale però forse dovremmo tornare a fare qualche riflessione. Come ripartiremo anche a settembre-ottobre? Che autunno ci aspetterà? Quello che accadrà non è ancora facilmente prevedibile. Sicuramente dobbiamo tornare a vaccinarci. Forse aver ritardato le vaccinazioni non è stato proprio corretto dal punto di vista gestionale. Sicuramente speriamo che un grosso contributo venga dato dai nuovi vaccini. A proposito di vaccini, c'è chi sta ritardando questa quarta dose in attesa proprio di questi nuovi vaccini che potrebbero dare una copertura maggiore. Lei cosa si sente di dire? In questo momento noi sappiamo che la copertura vaccinale fatta con la terza e soprattutto con la quarta dose comunque tutela dalle gravi forme di malattia respiratoria, quindi il consiglio è di non procrastinare troppo i tempi. L'arrivo dei vaccini con le varianti dovrebbe rappresentare una svolta, perché dovrebbero ridurre la capacità di contagiarsi anche nei soggetti vaccinati. Quello che noi chiediamo ai vaccini è di tutelarci dalle forme più gravi della malattia, e in questo i vaccini ci hanno dato conferma ampia che avviene. Per ottenere il massimo del risultato, cioè annullare il contagio, dovremmo aspettare probabilmente i vaccini con le varianti.